Borgonzoni. Io credo che noi siamo davanti a dei cittadini che sono esasperati per una crisi economica che va avanti ormai da anni, per una serie di politiche che non si può dire. Gli 80 euro sicuramente per chi li ha avuti è riuscito a tenerli, non li ha dovuti restituire. 80 euro da spendere in più sono sempre 80 euro, ma non è questa la politica per rilanciare il paese, perché finché non si investe in quello che è l'occupazione andiamo veramente da poche parti. E la gente cosa ha fatto? Con il voto a dicembre ha detto: vogliamo riprendere in mano noi la situazione. È andata tantissima gente a votare e pensava poi di poter andare a votare il governo, scegliersi un governo, cosa che non è accaduta. Per cui le tensioni che abbiamo visto, temo che saranno tensioni che rivedremo, ma la cosa che fa impressione, oltre sicuramente alle persone che poi se ne approfittano ogni volta che c'è del caos, si mettono dentro per creare casino, per portare la violenza, che è una cosa da condannare sempre, in mezzo a quelle piazze c'erano anche tante persone come ambulanti che hanno 80 anni, che vanno lì e ti dicono: mi stai rubando il futuro, la mia pensione, il futuro dei miei figli, perché ci sono anche quelle immagini. Io a Bologna sono andata a parlare con una signora, un ambulante che ha 82 anni, da quando ne ha 4 lavorava nel mercato della Piazzola, che è il mercato storico, e lei era lì a manifestare insieme a tutti gli altri. Per cui dovevamo guardare e pensare che se questa gente arriva a scendere in piazza dopo una vita di lavoro, dopo che non è mai andata a chiedere qualcosa se non il lavoro delle sue mani, se non svegliarsi la mattina, sai, vuol dire però che c'è qualcosa, Mauro, che non va.